Sono Lina Rigolli, operatrice del centro d'ascolto della Caritas Diocesana. Sono un operatore della Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio. Ciao ragazzi, sono Mattia, un operatore Caritas. Ciao, sono Valeria, una volontaria Caritas. Nella vita mi occupo di arte e anche all'interno del volontariato che svolgo in Caritas sono riuscita in qualche modo a far entrare questo aspetto artistico. Ciao, sono Daniele. Ciao, sono Gaia. Io sono l'operatore della Caritas Diocesana nel progetto Passione Affermata. E io seguo il progetto Policoro, sempre in Caritas. Sono Tania, sono un'operatrice della Caritas di Piacenza. Sono Maria Grazia, lavoro nell'area Mondialità Emergenze Giovani. Sono un'operatrice della Caritas Diocesana di Piacenza. Ciao a tutti, sono Massimo, operatore della Caritas. Ciao a tutti, io sono Kikeba. Io sono Tommaso. Ciao, io sono Luca. Ciao, mi chiamo Sabrina e sono una volontaria della Caritas. Sono Rita, sono un'operatrice dell'area Mondialità e del progetto Casa tra le Case. Un solo abbraccio, un solo sguardo all'infinito, dove l'amore è grande. Ci sono vari tipi di abbracci, gli abbracci più freddi e quelli più caldi. Io personalmente preferisco gli abbracci che comunicano onestà, sincerità e amore. Per me l'abbraccio è custodire l'altro e avere cura di lui, anche quando non è simpatico, accogliente, ma esserci Per me l'abbraccio è sentire l'altra persona fisicamente e custodirla. Per me l'abbraccio è qualcosa di rigenerante, qualcosa di bellissimo, come una ricarica che arriva e ti fa ripartire in tutto. Per me abbraccio significa calore. E per noi l'abbraccio è entrare nel mondo dell'altro. E donare il proprio mondo all'altro. Per me l'abbraccio è una delle forme più alte di affetto, significa sentirsi accettati in pieno e protetti. Per me l'abbraccio è parlarsi da cuore Per me l'abbraccio significa essere presente, offrire una relazione in cui entrambi possiamo crescere e offrire un tetto sulla testa, ma soprattutto offrire sempre un caffè. Per me l'abbraccio è un po' come tornare a casa ed è sentirsi amati e protetti. Per me abbraccio significa potersi fidare. Per me l'abbraccio è il modo di andare incontro all'altro. Per me un abbraccio è il posto perfetto dove abitare. Per me l'abbraccio è dire ti voglio bene, ma senza usare parole. Per me un abbraccio è essere come essere dentro un gomitolo rosso, perché per me un abbraccio significa sentirsi al caldo, ma sentirsi anche sempre collegati con qualcun altro. Eccomi qua. Tra le tue braccia c'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato, per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Da lì fuggir non potrò, poiché la fantasia di incanto risente il nostro calore e no, non permetterò mai che io possa rinunciare a chi d'amor mi sa far volare, Alda Merini.